Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Appena giunto nel nostro studio, l'ultima incarnazione dell'Isa One, distribuito in Italia da Grisby Echo Music Group, disponibile in tutti i negozi e store online italiani. Procediamo al nostro consueto unboxing e scopriamo cosa contiene la scatola. L'Isa One compie 10 anni dal suo debutto ed è non a caso uno dei preamplificatori più acclamati del mercato home recording. È giusto quindi prenderlo come esempio di preamplificatore microfonico adatto a chi inizia e chi necessita di un pre facile da trasportare in giro, ma anche che contenga ben saldi i piedi nel segmento pro. L'Isa One è spesso quindi il nostro primo preamplificatore serio, quello che va oltre il semplice pre che troviamo all'interno della scheda audio. Si adatta a tutti i tipi di microfono, permettendoci di sfruttarli al meglio grazie alle features avanzate di interfacciamento con il mondo audio. Cerchiamo di esaminarle tutte nel nostro video introduttivo. L'Isa One è un preamp singolo canale, assemblato come unità desktop, possiede caratteristiche DI ma senza alterarne l'equalizzazione. Il design del circuito ricalca fedelmente quello originale ed utilizza lo stesso trasformatore Lundahl L1538 oltre al correttore di fase Zobel del circuito di input. La versione con uscita digitale garantisce una conversione a 24 bit fino a 192 kHz con un range dinamico fino a 119 dB. Sempre l'interfaccia digitale accetta clock esterno e anche il 256x clock delle interfacce DigiDesign. Le connessioni principali sono poste sul retro dell'unità, mentre l'uscita cuffie e gli ingressi di AI sono sul pannello frontale, dove troviamo inoltre tutti i comandi di gain, i selettori di impedenza di ingresso e del DAC quando installato. Ultimo ma non ultimo, il view meter analogico che non appare nella versione Isa 2, già affrontata in un altro video. Gli ingressi posteriori sono XLR mic, XLR TRS bilanciati, line. Il canale DI possiede un suo gain control separato ed un controllo di impedenza a sé stante per accettare il segnale proveniente dai pickup attivi e passivi delle chitarre elettriche da 470 ohm fino a 2.4 megaohm. Un ingresso ed uscita sbilanciati che possono essere utilizzati per reindirizzare il segnale della chitarra ad un amplificatore. Sempre la sezione DI possiede un'uscita separata bilanciata XLR sul retro. Con i setting instruments la sezione DI trasporta il segnale all'interno del trasformatore e all'insert point. Quando mic o line invece sono selezionati, il canale principale e la DI funzionano contemporaneamente e possono essere quindi utilizzati allo stesso tempo come due unità separate. Venendo al pre vero e proprio, come dicevamo, deriva dalla tecnologia utilizzata dal famoso Isa 110, ma con l'importantissima aggiunta di un selettore di impedenza più versatile, in grado di farci ottenere impedenze da 600 ohm fino a 6.8 kΩ attraverso il selettore Z-in che vediamo appunto sul pannello anteriore. In questo modo potremo associare correttamente il nostro microfono dinamico, transistor, valvolare o a nastro al nostro pre Isa One. Nel dettaglio, low è relativo a 600 ohm, Isa 110 a 1.4 kΩ, mid a 2.4 kΩ e high a 6.8 kΩ. Gli insert point sono posti sul retro, servono per inserire un processore effetti o un EQ all'interno del segnale prima dell'uscita del pre. Un filtro high pass a 18 dB di ottava parte da 75 Hz attraverso sempre il selettore. Una delle poche differenze rispetto all'Isa 2, dove l'high pass filter possiede un taglio fino a 420 Hz. A seguire troviamo il pulsante per l'alimentazione Phantom 48 V, il pulsante per l'inversione di fase e il selettore di gain da 30 a 60 dB. E cambia il punto di partenza del gain da 0 a 30 o da 30 a 60 dB. Il trim posto sul fianco del gain aggiusta i parametri intermedi agendo circa su 20 dB di margine. Il view meter ha un duplice scopo: oltre a farci vedere il segnale in ingresso, ci mostra il livello digitale di registrazione attraverso i due peak meter a LED che mostrano sia l'ingresso linea sia quello di AI pre e post insert quando sono selezionati. La calibrazione del meter è stata fatta da Focusrite in accordo con DigiDesign per essere
matchata con il sistema HD di Pro Tools, ma può essere regolata attraverso un trimmer posto sul pannello posteriore. Infine, il controllo cuffia è stato studiato per poter accettare un segnale di Q-Mix, ossia un segnale, ad esempio una base musicale, da poter miscelare con il segnale microfonico del pre, perfetto per creare una sorta di Q-Mix appunto dedicato al cantante senza doversi preoccupare dei problemi derivati dalla latenza della scheda audio o della DAW. In questo modo infatti possiamo ascoltare in cuffia la nostra voce e miscelare la base proveniente dalla DAW in accordo con le nostre esigenze. In definitiva, uno strumento pressoché definitivo per l'home recording studio: un pre-microfonico versatile, una DI, un convertitore ed un ampli per le cuffie professionale ad un costo super accessibile. Consigliato per ogni genere musicale, è trasportabile e semplice da configurare. Vedremo nei prossimi video come utilizzarlo al meglio con tutti i tipi di microfoni. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ciao, a presto!